Travertino romano è una pittura ecologica decorativa senza formaldeide che permette di ricreare l'effetto naturale della pietra in parete. La sua speciale formulazione ci ha permesso appunto di andare a recuperare gli scarti della pietra travertino, potendone ricreare così il suo caratteristico effetto. È certificato in classe A+. La sua composizione a base calce garantisce un'elevata traspirabilità, contrastando l'umidità e la formazione di muffe ed alghe sulla superficie. È disponibile nel colore Natural White, ma può essere colorato successivamente attraverso l'aggiunta di 8 toner differenti da cartella, utilizzabili in interno ed esterno. Esiste una versione design solo per interno, Travertino Romano Design, disponibile in 5 colori più intensi. Travertino è disponibile in 7 differenti texture. Travertino monolitico, travertino pietra antica, travertino granato, travertino spaccato, travertino metropolitano, travertino cassero, travertino levigato. Andiamo a vedere ora l'applicazione della finitura travertino romano monolitico. Prima di procedere con l'applicazione è necessario effettuare un controllo del supporto, che deve essere infatti ben asciutto e ben stagionato. Un eventuale intonaco nuovo deve stagionare almeno per 30 giorni per permettere la completa carbonatazione. Su supporti vecchi e molto assorbenti consigliamo l'utilizzo del fissativo acrilico Krylux o Neofix by Oikos. Per tutti gli altri tipi di superficie, invece, è sufficiente l'applicazione di una mano di Il Primer o Blancor by Oikos per uniformare l'assorbimento. Sto applicando travertino con uno spessore di 1,5 mm, 2 mm. Per ottenere la texture della pietra andremo a lavorare con il tampone mille righe. Attraverso questa parte andremo a creare delle increspature che sono quelle che poi diventeranno le venature della pietra. Possiamo creare delle increspature più evidenti in questo modo o meno evidenti col piatto dell'attrezzo. Siamo giunti al momento della lisciatura. Come possiamo capire quando esattamente dobbiamo procedere? Osservate la mia mano che è pulita. Appoggio la mano sopra il travertino. La mia mano è ancora pulita. Non appiccica più quindi il prodotto sul mio palmo. Lui è pronto per essere lisciato. Per migliorare e velocizzare il compattamento, posso servirmi di questo spruzzino. Molto delicatamente procedo con quello che è la prima lisciatura. Come potete vedere, questo è il risultato. Se vogliamo ottenere un maggior compattamento, una maggior lisciatura più rifinita, dovremo attendere un ulteriore tempo di maturazione per poter procedere con più pressione. Eccoci, siamo giunti al momento del secondo compattamento. Il materiale è diventato più duro, ci sono ancora delle parti un po' ruvide che ora procederò a lisciare. In questo caso posso anche aumentare la pressione. Prima della colorazione di travertino andiamo ad applicare un passaggio di travertino romano finitura con il pennello sopra una spugna sintetica, andando solamente nelle parti lisce, in questo modo. Questo passaggio garantirà un'idrorepellenza nelle parti lisce, mantenendo sempre la traspirabilità. Per colorare la nostra parete procediamo nel versare una confezione di uno degli 8 toner disponibili in cartella all'interno di 1 litro di travertino romano finitura.
con la spugna pulita appunto andiamo a rimuovere la parte in eccesso e mi permette di giocare con la spugna e di creare delle sfumature più chiare o più scure.